tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, come vedete un video di nail art su Tip, e oggi andremo a realizzare una nail art effetto marmorizzato, insomma effetto marmo. È la prima volta che faccio, che mi cimento su questo tipo di nail art effetto marmo, perché l'ho sempre visto ma non ci ho mai provato, non l'ho mai fatto, quindi lo faremo come prima volta insieme, sperando sempre che mi riesce bene. Quindi userò il bianco, il nero e il top coat, quello per far diventare l'unghia opaca e come si dice, e lucido finale, insomma alla fine e basta. Niente, io spero che il video vi piaccia, per questo sarà un video parlato, così vi spiego più o meno come funziona, come si fa questo tutorial, questa nail art. E quindi niente, vi lascio al video. Eccomi qua. Allora, adesso prendo il Pure White di Passione Unghie, questo è il Fast F01, e con il pennello ovviamente per applicare il colore andiamo ad applicare il colore su tutta l'unghia, prima una passata e poi una seconda passata, cioè prima passata a catalizzare, poi una seconda passata a catalizzare. Aver catalizzato, aver fatto due passate, andiamo a prendere il nostro top coat matte, questo qui è dell'Undead. Comunque voi, se non avete un top coat matte, comunque potete utilizzare il buffer per opacizzare l'unghia, e adesso lo andiamo ad applicare su tutta l'unghia e poi catalizzare. Il risultato, vedere effetto opaco, scusate, eccomi. E dopo io l'ho sgrassato, adesso non ve l'ho fatto vedere, però col cleaner, con lo sgrassatore e un pad l'ho sgrassato. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il nostro Poison Black, questo è il Fast F16, prendiamo una tavolozza oppure un foglietto, insomma vedete voi quello che avete, ne andiamo a prelevare un po' di nero e lo mettiamo qua. Ecco, esatto, così. E dopo cosa facciamo? Prendiamo il nostro cleaner e ne mettiamo un po' sopra il nero, insomma. Ok. Dopo con il pennello andiamo a mischiare i colori, ecco qua. Poi riprendiamo la nostra tip e andiamo a cominciare a fare l'effetto marmo. Facciamo tutte delle righe sottili praticamente e dopo le andiamo a sfumare. Questo, scusate, non ve l'ho detto, dopo quando avete fatto tutto l'effetto eccetera andate a catalizzare in lampada, dopo tirate fuori, prendete il vostro lucido, io sempre ultra grossa di Passione Unghie, andiamo ad applicare su tutte le unghie, poi a catalizzare. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è l'effetto marmo, è carino, sì, non mi è venuto male, anche se potevo fare meglio, però ho capito la tecnica com'è, quindi è carino, dai, comunque si vede che pare effetto marmo, insomma.
Forse questa qua è un po' troppo lunga, l'ho fatta di riga, forse per quello, però comunque è carino, mi piace come è venuto. Comunque voi potete usare tanti tipi di colori, non è che lo dovete fare per forza bianco e nero. Voglio dire, potete utilizzare anche i colori per fare questo effetto. E niente, spero che vi piaccia. Se è stato così, mettete un pollice su. Se volete sotto al video mi commentate. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!